fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Posso spiegare? No, non arrestatemi, per piacere, non arrestatemi. Polizia, polizia, fermi. Ok, avete letto bene il titolo, avete visto bene la copertina. Questo sarà un video davvero molto strano, ma io non c'entro niente, ve lo giuro. Anche perché basta cercare su YouTube Pamela e Jax Loves, è quello che vi esce letteralmente fuori di testa. Io oggi ve lo dico, mi dissocerò da tutto, perché queste robe sono fuori di testa, ragazzi. Insomma, vogliono rovinarci il nostro The Amazing Digital Circus, ma una cosa che non si rovinerà mai e che io vi consiglio sono i miei fantastici peluche. Trovate il link in questa descrizione, maxrandom.net. Maxrandom e Baymaxino, disponibili anche dopo Natale, quando volete, come volete. Quindi acquistateli tutti. Ora, manteniamo la calma, ragazzi, perché ci sono molte animazioni su YouTube di The Amazing Digital Circus con Pomni e Jax, che diciamo provano qualcosa l'uno per l'altra. Ecco, io già sto vedendo delle cose che non mi piacciono. Ma scusami, ma quello è un mondo digitale così bello e carino, un circo, e questi due devono soltanto pensare a suonare la tromba? Ragazzi, io mi sto cringiando più di voi. Io lo so, io ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno del vostro aiuto. Adesso noi andiamo a guardare queste animazioni, ci facciamo delle risate insieme, ma sono veramente strane, io ve lo dico. Vabbè, in poche parole, Pomni è incinta e Jax fa sta faccia e fa oh oh. Ti senti in colpa, signor Jax? Che cosa hai fatto, Jax? Vediamo un attimo. Insomma, la povera Pomni è ora incinta. Vorrei capire chi sia stato a farle tutto ciò. Mi sa proprio che il Jax si è dato da fare. Io veramente non voglio immaginarmelo. Addirittura tre bambini! Vabbè, sì, Jax, fai bene a fare questa faccia. Dovresti metterti vergogna, come mi sto mettendo io vergogna in questo momento. Allora, ogni volta che esce una cosa strana, voglio che scrivete qua sotto nei commenti: dissociamoci tutti, appassionatamente. Attenzione però, mi sa che sta per partorire, deve darsi una mossa. Non ci credo, sta pure partorendo, pure. No, senti le no, no, sono usciti i bambini. Che bello. Wow. Tre mini Pomni. Uno è uscito con la pelle viola, perché giustamente il padre Jax, così ne abbiamo avuto le prove. Ecco, ora scapperebbe. Cosa sono ste copertine? No, raga, non posso farvele vedere. Ragazzi, sembra di stare su un altro sito, non sembra di stare su YouTube. Ma qua sono usciti fuori di testa. Ma secondo voi è interessante capire come sono nati sti bambini? Ma secondo me no. Secondo me no, secondo me no. Però ragazzi, ho visto, perché ora sta per arrivare un video parecchio strano, eh. Allora, qui c'è Jax un po' triste, che si immagina Pomni. No, Pomni, cos'è questa faccia? Veramente strana. Lui, se ne fermi tutti! Fammi coprire gli occhi a Baby Maxino, fammeli coprire. Allora, questi video dovrebbero essere più 18. Cioè, in realtà no, perché non succede niente dentro. Però sono un po', come dire, un po' strani. Vabbè, comunque, c'è Pomni che è rimasta, non si sa cosa sta facendo, è conficcata all'interno del cassetto, no? E Jax cosa guarda? Per terra? Cioè, è sporco? E non vedo sporcizia per terra. Veramente non... Va bene, lui sta pensando... No, io me ne vado. No, basta. No, no, no. Io non pensavo potessero arrivare a tal punto, veramente. Cioè, se penso sia stato il bacio più brutto che io abbia mai visto. Guardate qua, sembrano due manichini. Anche sul letto. Ma signori, poi vi chiedete perché nascono tre bimbi. Ma pure... Perché lì... Allora, c'è Jax che sta rovistando nella macchina, perché sta cercando la ruota di scorta. Non pensare male, Max, non pensare male. E Pomni lo vuole aiutare, però sta guardando un po' troppo. Non sappiamo perché, sta cercando di capire. No, 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 cos'è? No, 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 cosa fai? No, non è The Amazing Digital Circus questo. Non è, no, sono abbastanza sicuro che non sia così, guarda. La macchina finalmente si è accesa. Vedete che non era niente di strano? Lui è rimasto soltanto incastrato, poverino. E Pomni che sta lì vicino a un topolino con un tramezzino. Mangia il tramezzino, no? Vedete la mano a Jax. No, piglia il topo, che fa? Si mangia il topo. Ma c'è il tramezzino lì, ma cosa fai? Ma cosa fa? Perché si è mangiato il topo? No, raga, non... va bene. Sì, aiutalo ad uscire. Cosa fai? Perché gli guardi il sedere? Non fatelo. No, 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 cos'è questa faccia? No!
Non devi! È veramente un bruttissimo messaggio! Ci dissociamo tutti insieme appassionatamente! Aiuto a tirare fuori! Non devi! Che cosa è successo? C'è una canzone! Deadpool! Ti prego, Deadpool, salvaci tu! Per piacere, dacci una mano! Per piacere, perché qua sta uscendo fuori di testa il mondo! Ma c'è ancora il topo, ma non se l'era mangiato! Vai, Deadpool, ti prego! Separa sti due pazzi! Cosa fa? Ma si è buttato sul topo? Si è entrato il forcone nella culo. Ma Jax pure lui, che sta facendo? Ma non è possibile che non riesca ad uscire. Leva quella mano, levala. È tornato Deadpool, meno male. E ora? Perché c'è un dinosauro? Ragazzi, no, cosa c'entra il dinosauro adesso? Da dove è uscito? Perché se l'è mangiato? Madonna, se l'è proprio risucchiato. E se ne va via. Io sono un po' come Pomni in questo momento. No, comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, noi stiamo vedendo questi video per divertirci, perché, cioè, ci rendiamo conto che sono video un po' strani e ci facciamo una risata. Ma perché hanno creato queste cose? Cioè, i creatori, che problemi hanno? Lascia like, perché like uguale un dottore per tutti quanti loro che hanno creato questi video. Qui c'è Jax che mangia il Mac con una pizza. Mac e pizza insieme è un pochino strano. Anche questo andrebbe denunciato, non solo le cose di prima. Sta cercando di far uscire il sale, gli ha dato dritto nell'occhio. Ma veramente, veramente non hanno senso. Vai in doccia ed ecco qua, doveva esserci una cosa strana. per forza, se in doccia, Pomni, cosa sta facendo in doccia? Giustamente si fa la doccia, la doccia se la fa senza vestiti, mi sembra ovvio, mi sembra il minimo, ma si fa da soli, va bene? No, cos'è? No, fammi censurare, ti giuro. Vabbè, si sta docciando, meno male che non si vede niente, e arriva Jax, no! Non puoi essere qui, Jax. È una doccia delle ragazze. Non puoi essere qua. Meno male che non ci vede che gli sta dando l'acqua negli occhi. No, non è possibile. Io non so. Brava, gli ha tirato un calcione in faccia. E adesso lo sta curando con un sorriso veramente strano. Jax fa anche il professore. Solo che stanno parlando un po' troppo. Pomni e Ragata, non va bene. Adesso li mette in punizione. Come? Non lo so. Sta spiegando, riuscite a capire cosa dice? Io non ho capito, sento soltanto urla. Ma cioè, no, ma non è normale che tu dormi e fai questi versi, Pomni. C'è qualcosa che non va. No, sono stati convocati dalla preside. E sono entrambi dal professore, che ha un righello. Cosa fa? No. Ma non è quello che per... No. Ci dissociamo tutti insieme appassionatamente. Non è una punizione giusta questa, Jax. Io ti arresto. No, non ha senso. Perché è arrivato Spider-Man volando dentro un... Qualcuno lo aiuti! Ma ti prego, Spider-Man, anche se sei un po' strano, salvaci tu, per piacere! No, ha preso una righellata in faccia, già è morto. Ma lui si rialza! Ti prego! Niente. Sta col sedere da fuori. Sono sparite, godo! Meno male, non fate queste cose, ragazzi. Sono veramente sbagliate, sbagliatissime. Oddio, questo mo si sta ubriacando. No, ma Jax ha qualche problema. È caduta dall'albero e l'ha mantenuta, ma è sempre depresso e si immagina le cose. Un po' strano questo Jax, ragazzi. Vabbè, lì mo è un po' depresso sul divano. Ecco qua. Perché sono sulle... No, cos'è quella faccia? Mamma mia, meno male che... Guarda, te lo meriti. Però non capisco perché ci sia un povero animaletto. Cosa fa? Mica se lo sta mangiando. Ah no, adesso... Oh, mamma mia, no. No, questo è troppo. Giocano a nascondino e si fanno la linguaccia. Che carini, hanno proprio bisogno di un dottore. Sì, ma io non credo che comunque ci sia un bar per ubriacarsi all'interno del circo. Mi sembra davvero strano. E va bene, basta. No, ragazzi, io lo so che qua, però io non ci posso fare niente. No. Guardalo! Allora, io non mi sto facendo vedere quello che c'è davanti, ma guarda lui! Non rovinatemi anche gli schemi di toilet con questa roba! No! Cambiamo animazione. Speriamo che questa sia leggermente meglio. E certe robe, ragazzi, io non so neanche come facciano a stare su YouTube. Per davvero, non ho idea. Ecco qua. E io lo conosco già questo sorriso. È un sorriso un po'. Come dire? Un po' così. Va bene, Jax si decora nell'altra casetta. Cosa prende? Cosa ha fatto?
Perché si è messo la maschera da cavallo? Che vuole fare? Lo vuole cavalcare? No! Arriva, ma gli vuole fare uno scherzetto. Vabbè, colpa mia questa volta che mi sono immaginato io cose strane. Ma perché sapete, ragazzi, io tutti i video prima sono stati così. Ma com'è brutta però, Come sono belle queste animazioni, così tranquille, serene, senza cose strane. E qui c'è Jax che sta lavorando il tetto e Pomnik ha preso un trampolino. Perché? Boh. Va bene, scusa, perché hai preso un trampolino? A che ti serve? Perché non ci stiamo divertendo abbastanza. E gli fa una faccia un po' così. Ti può dire, è colpa tua che non ci stiamo divertendo. Chissà in che senso. Ha messo il trampolino là, sta con Zubo che sta salendo nel camino. Oddio, l'ho jumpscrato. Ah, è la vendetta di prima. Ed è caduto nel trampolino per non farlo morire. Che burla divertente. Ci sta, fa ridere ragazzi. Dai, forse queste animazioni sono sane, dai. Io lo sapevo ragazzi. Erano troppo normali fino a questo momento. L'ha vista sempre in una posizione un po' strana. E già, ma non è normale, non è normale, no. Arrivi, e cosa guardi, Jax? Cosa stai guardando? Non puoi fare queste cose. Ragazza, ti prego, salvali tu, salvali! Ecco, brava, hai tirato un urlo. E chiama anche un urlo alla polizia. Beh, prima di sto sberla. Doppia sberla, se le merita tutte e due. Se le merita tutte e due. Godo! Allora, questo video ha molte visualizzazioni. C'è Pomni che vuole andare nella camera di Jax. E suona la porta. Sento rumori strani. Ti posso aiutare? Rumori di che tipo? Che sta succedendo, Jax? Vediamo dal buco della chiave. Jax? No, no, io lo so che qua spia cose strane. Non farlo. Oddio! Presa! Ah! Per fare uno scherzo, ci sta. Sta dicendo cose che non voglio nemmeno tradurre, sinceramente. Infatti Pomni dice: no, 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 Fermati, non farlo. Io non mi chiedo cosa. Poi c'è un quadratino che gli torna sul culo. No! Quadratino, cosa combini? È successa una cosa bruttissima. E infatti Pomni si fa la faccia tutta rossa, imbarazzata. Lui si arrabbia col quadratino, ma secondo me l'ha fatta apposta. Lei giustamente sta impazzendo dall'imbarazzo. E ci credo. Mi sento così strana. No, non farlo. No, vabbè ragazzi, dai. Ho capito, tocca togliere questo video. Basta, basta, basta. Cioè, qui vediamo che c'è il player e si guarda intorno, no? E poi esce Mommy Long Legs. Non me la ricorda. Che cosa è successo, Mommy Long Legs? Che cosa ti... C'è qualcosa di diverso, ragazzi. Non so cosa. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Neanche il player se l'aspettava, a quanto pare. E che cosa fa? Lo prende? Se lo porta via? Oddio! Che cosa sta succedendo, ragazzi? Ho paura. Ma sono... sto baciando! Che cosa sto vedendo? Cosa... Gli ha risucchiato l'anima! Ma no! Ha fatto tecnica della donna figa e poi gli ha risucchiato, non ci posso credere. Vabbè, ma io devo ridere o devo spaventarmi? Non lo so. E che cosa sto per vedere? Perché c'è di nuovo il player con Mommy Long Legs attorno. Questa volta Mommy Long Legs è nella sua versione normale. Cos'era? Ragazzi, è un po' strano vedere i Mommy Long Legs fare la sexy, devo essere sincero. Mi fa un certo effetto. Il player si è innamorato. No, no, tutto ma non questo. La stai inseguendo. Oddio, oddio. Ragazzi, madonna, io non ho fatto. Ok, adesso c'è vicolo cieco, sale sopra. Dove sarà finita? Player, ti sei fatto scappare l'occasione della tua vita. Invece no, l'ha ritrovata. Uso il grappack per salire. Ciao bellezza, fatti dare un bacino. Mi sa che non l'ha presa molto bene. No, il trituratore no. No, no, lo vuole uccidere. Ma lui guardava come stupido. No, l'ha risucchiato dentro. E Mommy se la ride. Mamma mia ragazzi, questa Mommy un po' diciamo diversa. La vedo anche più cattiva del solito. In queste prime animazioni siamo rimasti scioccati più che divertiti. Ma siamo qui dal nostro amico Cameo World. Ma quello era Punzo Bunny. Cosa succede? Qualcosa è entrato nel mio orecchio. Cosa? È entrato Punzo Bunny nel suo orecchio. Il giorno dopo è impazzito.
2 giorni dopo è impazzito, 3 giorni dopo si sta rincoglionendo completamente. Non riesco a dormire perché c'è dello strano rumore nella mia testa. Ok, lascia fare a me. Cosa? Si è rimpicciolito ed è entrato nel suo orecchio. Che schifo. Ok, vediamo che cosa succede adesso. Che cosa c'ha dentro? Ma che cavolo c'ha dentro la testa? Ok, entriamo dentro e che cosa ci sarà mai? Bunzo Bunny! Oh mio Dio! Ho scorreggiato! Ma che cavolo fai? Sono stato in piatto ultimamente. Giochiamo... Che vuol dire sono stato in piatto? Non capisco. Giochiamo insieme, solo per questa volta. E vabbè, adesso mi sono messi a suonare la batteria dentro la testa del povero Cameo. Ed è impazzito. E niente, ragazzi. Gli è venuta una crisi. No, ho riso e ho anche pasta. No, magari la pasta è più buona del riso, no? Non pensate, sì. 3, 2, 1. Non fatelo a casa. Se volete giocare, ridete e basta. Non buttatevi anche voi, perché vi dico la verità, era molto meglio lo schiaffo. Oh no, non voglio ridere di nuovo, ti prego. Non voglio ridere di nuovo. Che cavolo è questa roba? C'è di nuovo Sonic tutto pazzo sgravato? E poi c'è anche Knuckles tutto pazzo sgravato. Ma che cavolo? Ma che diavolo c'ha al posto degli occhi? Cioè, oddio, se sono occhi quelli, non lo so, però sono quasi più grandi della sua testa, insomma. Ma c'è un enorme Bugs Bunny che vola! Ok, questo è un universo abbastanza particolare. Però Knuckles si è incazzato! Oh! È stato colpito in pieno! Che cavolo... Ed è uscito Dottor Eggman dal pavimento, dal nulla. Lui ha fatto una rotazione che penso si sia tipo rotto 20 ossa. L'ha colpito con una pentola e che cosa... È diventato Sonic Roccia! E lo sta calpestando! Tipo come i tuompi di Super Mario. Adesso sta volando e sono finite addirittura nello spazio! E ti ha tirato uno schiaffo! Tanti schiaffi! Slap challenge! Oddio, e ci stanno... Ma quello è Baby Yoda! No! C'è Baby Yoda che guarda tutto da lontano e effettivamente sarei un po' scioccato anche io. L'ha buttato sul sole e non succede niente. Non mi dire che adesso diventa anche lui uomo sole. Oh no! Si è risucchiato il sole! E adesso come faremo a sopravvivere tutti? Cavolo, adesso è dura, balla via! È il doppio più grande di lui! Sta arrivando Sonic brutto! E si mette al centro. Gli ha passato un po' di bruttezza! No, ho riso, cavolo! Vabbè, dai, facciamo che mi do lo schiaffo. Shadow? Papà? Figlio? Ma come sono padre e figlio? Non ci posso credere. Incredibile, ragazzi, commovente. No, siamo finiti nelle backrooms. Ma questo è Pingu. Pingu, che cosa ci fai nelle backrooms? No, Nut. Oddio. No, scappa via tantissimo, che qua finisce male, te lo dico io. Oh, lo stai inseguendo e ovunque ci sono Nut pinguosi, ovunque è finita. Aiuto, oh mio Dio, certo fa ridere come cosa, però Pingu può essere anche lui molto pericoloso nei giusti contesti. Questo, se non mi sbaglio, è Jurassic Park. Perché al posto di un dinosauro c'è Huggy Wuggy? Oddio, sarebbe peggio un dinosauro o Huggy Wuggy gigante? Questa è una bella domanda, ragazzi. Voi che cosa preferireste incontrare? Huggy Wuggy o un dinosauro? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Mi sta inseguendo, ragazzi. Li sta inseguendo. È la fine. Scappate qui dentro tutti! Killy Willy in lingue differenti. Killy Willy. Assassino. Ma com'è? Cioè, in portoghese Killy Willy significa assassino. Ma assassino è italiano. Ma... Sì! Bailamo la samba. Oh, yeah, Brasil. Killy Willy. Arabica.
arabica, arabo, vabbè, ok, lasciamo perdere. I cammelli, il petrolio, il germano, ancora, ma sono stupido, il tedesco. Buono quel pretzel, buono, gnam. Voglio vedere l'italiano. Voglio vedere che come si chiama? Amici turchi. Lo chiamate così, Killy Willy, non lo so se ci sono amici turchi qua. Vietnam Airlines, eccolo! Willy Assassino. Willy Assassino! Sì, sono io, Willy Assassino! Buona la pizza, la Ferrari, Gucci! No, riso. Cavolo, ci vorrebbe proprio un Killy Willy francese a darmi uno schiaffo, eccolo! Sì, io sono Killy Willy France e te sto per dare uno schiaffo in faccia. Adesso non voglio più ridere, ok? Non voglio più ridere perché inizia a farmi male la guancia, ok? Quindi evitiamo. Ma che cavolo sto... Ma che cavolo... Talking back... Walter White! Perché? Perché? Che senso ha? Ma... No, no, non mi dire che è finito. Per fortuna. Among Us Drip contro l'Among Us. E mo, questi che fanno? Una sfida rap epica. Rispondi. Ma no, si mette anche il nut nut. No. No. No, vabbè. Vabbè ragazzi, cerchiamo di non ridere. Cerchiamo di non ridere perché veramente se rido non usciranno video per un bel po' di tempo perché dovrò andare in ospedale, ecco, quindi evitiamo, evitiamo. Ragazzi, aiuto, il drip della Among Us ti sta inseguendo nelle backrooms, cosa fai? Bella domanda, io cosa farei in questa situazione? Nulla, mi metterei a drippare con lui, sì, 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 sì. Me lo aspetto, eccolo, cavolo, l'ha ucciso, era pure l'impostors. No, l'Among Us è uscito dalle backrooms, ha incontrato Mommy Long Legs. E mo? No, il mio gioco di Bunzo Bunny con l'Among Us. E mo che fa? Vabbè, è già tutti i colori. Non si capisce. Che cavolo? Ha messo un razzo! No! Un razzo su Bunzo Bunny! Ha fatto un piacere a tutti. Ha fatto esplodere Bunzo Bunny. Rip, rip, ok. È morto Bunzo Bunny. Queste non sono le solite animazioni che guardiamo sempre. Sono un pochino più strane, ecco. Ad esempio qui c'è anche Waggy che prende in mano un pupazzo. Lo prende e scappa via, come se nulla fosse. E che cosa vuole fare con questo pupazzo? Sono diventati tipo migliori amici? No, no, non lo so. Comunque un bel pupazzo, gli piace. Ma la Poppy Playtime è diventata deserta. Non c'è nessuno perché questo pupazzo sfortunatamente non parla. Chi è? L'uomo nero? Oddio, un uomo scuro? Potrebbe essere Kissy Missy? Potrebbe averlo chiamato per fare delle cose? No, no, dimmi di no. Ok, vabbè, comunque, vediamo un pochino. Sta correndo e sta inseguendo questa figura misteriosa. Ma se la lascia scappare, non la trova più. Era nascosta lì dietro ed era proprio Kissy Missy. Oh mio Dio, l'ha trovata. Cosa sta succedendo? Perché Kissy Missy sta urlando? E Aghi Waghi è così contento. No, 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 no. Se voi pensate male, non è colpa mia, ok? Non è colpa mia. Può essere che gli ha fatto semplicemente uno scherzo e lei si è spaventata. Cosa molto probabile, no ragazzi? Comunque, lei stava andando via ed è scappata e inciampata su un povero e brutto sassolino. Ed è caduta per terra e adesso è incazzata con lui. E gli ha fatto pure un jumpscare. Guarda, è proprio... si è fatta male. Ma lui per farsi perdonare gli fa un regalo che non accetta. E vabbè, e che ci vuoi fare? E che ci vuoi fare adesso? Hai fatto il guaio, Aghi Waghi. Hai fatto il guaio. E ora che cosa sta facendo? No, pensavo stessi piangendo con tutti questi pupazzi. E invece no, gli sta scrivendo una lettera. Interessante. E che cosa gli scriverà su questa lettera? Kissy Missy, ti amo per tutta la vita. Ti prego, dammi la tua fi... No, 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 sto scherzando. No, no, non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso. La tua
figura femminile, perché comunque mi piaci tanto come ragazza. Ecco, questo è quello che voleva sicuramente dire. Comunque, sta giocando con una palla e la sta sbattendo per terra. Interessante. È tornato da lei e dice: ehi, excuse me, scusa, ma io voglio farmi perdonare. Cavolo, voglio farmi perdonare. Love you. Come love you? Aia, gli brontolo lo stomaco. Ok, allora è il tuo momento. Devi offrirgli subito qualcosa. È nelle regole del gentiluomo italiano. Non so italiano, vabbè, non so perché. Comunque, vediamo un pochino. Che cosa trova lì sotto a questa scrivania? Ah, un libro di ricette in cucina con Agi Wagi. Interessante. Vediamo un pochino che cosa ci cucina il nostro Agi Wagi. Agi Wagi, sì, vabbè. Ok, mamma mia, su. Mamma mia, mescola fa e vediamo con cosa si presenta. Dimmi, con una bella carbonara, una torta. Vabbè, non era proprio quello che mi aspettavo, però una bella torta, perché se mi, secondo me ci può stare. E che cosa succede qua? Poppy, da lontano dagli schermi, comanda Agi Wagi. No! Comanda anche Kissimissi e l'ha fatto arrabbiare tramite un telecomando e gli ha distrutto tutto. No, non mi dire che rompe anche la torta. Non mi dire che rompe anche la torta. No, gliel'ha lanciata in faccia. Povero Agi Wagi. Adesso però torna normale e si rende conto del guaio che ha fatto. E ora, adesso è lui quello che piange. Non voglio dire che se lo merita, perché alla fine non è che ha fatto niente di male. Comunque adesso lei se la ride, cioè fai schifo, vergognati. A quanto pare, vediamo che hanno... Che no, che cosa ha fatto? Ha fatto il dito medio. Penso di aver visto male. Abbiamo capito che questi due comunque penso abbiano fatto pace, che abbia capito che era stato un errore. E adesso addirittura gli sta proponendo un anello. Vogliono sposarsi. Oppure un anello di fidanzamento. Questo non lo so, ragazzi, questo non lo so. Comunque gli vuole mettere l'anello, ma c'è tanto di quel vento che non riesce a mettersi. Addirittura gli cade per terra. Non mi dire che cade tipo di un tombino, perché poi nel tombino sappiamo tutti che c'è It. No! È stata investita. Ma dai, ma che sfiga. No. Ah, ma è incazzata. Ma è incazzata con lui. Cioè, lui ha dato un anello e che si mise è incazzata con lui. Ma che... No, non ho capito questa cosa. Questa cosa non l'ho capita. Proprio non se la merita. Poppy, adesso tu vieni e vai subito a vedere Kissy Missy. Tu prima fai danni e poi ti metti a piangere. Sei una falsa. E tutti hanno dato la colpa ad Agi Wagi, che lui era l'unico lì in mezzo che veramente magari la voleva bene. Così torna all'interno della Poly Time and Co. Come? Ma che ci fa questa qui? Ma che cosa ci fa? Vabbè, forse è guarita. Vuole dargli un orsacchiotto, ma non lo accetta. Bella incazzatina, questa ragazza, non te la consiglio. E poi c'è Poppy con una mazza in mano. Oh! No, ma che cavolo sta dicendo? No. Ragazzi, veramente, Agi Wagi ingiustamente picchiato. Agi Wagi ingiustamente giudicato. Non se lo merita. E che cosa sta succedendo? Un terremoto. No, la scatola. Fermi. Devi salvarli. Oh, si è sacrificato. Dopo che tutti lo hanno escluso, adesso lui è morto per loro piangendo e gli ha lanciato pure l'anello. No, ragazzi, tutto questo è veramente super triste. Ma anche tipo la cosa più romantica che abbia mai visto. Adesso se la piange. Hai capito chi volevi fare del male? Hai capito a chi prima hai dato degli schiaffi e cose del genere? E ora non si sveglia più. Si è mosso? No. O sì, o boh, non ho capito, no, penso proprio che sia finita per sé. No! E invece no! È ancora vivo! Incredibile, oh ragazzi, che è un gatto che ha 7 vite. No, ragazzi, sono scioccato, direi che il video può finire. Qui di lato trovate altri due video che potrebbero interessarvi, più il link per acquistare i miei fantastici peluche. Ci dissociamo tutti insieme appassionatamente!